Il punto su 5 anni di lavoro, 60 mesi di governo del territorio per la Giunta Vadi, che in conclusione della consiliatura ha ripercorso quanto fatto fino ad oggi a San Giovanni Valdarno, tra obiettivi, traguardi raggiunti e ambizioni future. Emerge un elemento significativo che è la gran parte del programma elettorale votato nel Consiglio di insediamento nel luglio del 2019 è stato di fatto realizzato. Tanti punti, difficile riassumerli adesso, ma dalla chiusura della discarica di Podere Rosa al conferimento dei rifiuti urbani, alla ripartenza di Borgo Arnolfo, alla riapertura del cantiere del cinema teatro Bucci, riqualificazione di Viale Gramsci, l'implementazione della rete delle piste ciclabili o la pista dell'Arno, con la ciclopista del Chianti nel quartiere del Ponte alle Forche Porcellino, con il progetto del Carbon Neutral, un aumento consistente della raccolta differenziata che aumenta di 20 punti percentuali dal 39,9 al 59%, un aumento consistente degli investimenti pubblici e privati su San Giovanni Valdarno, dal decollo dell'area di Sant'Andrea, l'investimento di ABB, l'investimento di Visia, Topcon e Visa Imaging nella zona sud di San Giovanni Valdarno, gli investimenti in Borgo Arnolfo della società di Duranti, l'investimento del CRT nella zona del Bani e poi soprattutto questa grossa quantità di risorse pubbliche che siamo riusciti a mettere insieme in questi 5 anni, contando soltanto i capitoli di bilancio più importanti, quasi 35 milioni di euro tra PNRR siamo riusciti ad aggiudicarci, convenzione delle terre TAV insieme ai comuni di Figline Incise e Cavriglia, la convenzione con Autostrade, il progetto europeo tra natura e cultura. Credo sia qui il nodo centrale di questi 5 anni di amministrazione che vorrei ricordarlo, come per tutti i comuni hanno visto 2 anni di pandemia, ossia una grossa capacità di attrarre investimenti pubblici grazie alle progettualità che abbiamo messo insieme. Il sindaco sottolinea anche il ruolo che ha avuto la formazione, ammettendo che in alcune aree le cose non hanno funzionato al meglio. L'importanza dell'asset della formazione e della cultura, noi siamo la città della cultura in Valdarno, abbiamo stretto queste relazioni speciali con le gallerie degli Uffizi e San Giovanni ha rafforzato il suo ruolo in Valdarno grazie alla presidenza della conferenza dei sindaci e grazie anche al ruolo importante dei gemellaggi. Sicuramente ci sono degli aspetti che hanno funzionato meno, penso per esempio alle manutenzioni che sono sempre un punto debole delle amministrazioni pubbliche, quindi su quello dobbiamo migliorare perché chiaramente i cittadini devono poter avere una qualità della vita sempre migliore.